Allora, nell'attesa di chiamare le ragazze all'interno della call room per la partenza della prima gara, aspettiamo ancora qualche istante che ci sono ancora qualche preparativo nella zona della partenza. Ricordo le scuole superiori che sono presenti qui oggi sui campi di San Vittorio Lona. C'è l'Istituto Superiore Bernocchi di Legnano, l'Istituto Superiore Carlo dell'Acqua, sempre di Legnano, il Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, il Liceo Scientifico Tirinnanzi di Legnano e l'Istituto di Istruzione Superiore Gregorio Mendel di Villa Cortese. Queste sono le scuole superiori che si daranno battaglia qui sui campi di San Vittorio Lona oggi. Ricordo che oltre la premiazione dei primi tre arrivati, dei primi tre singoli arrivati, ci sarà alla fine del blocco delle gare delle scuole superiori la premiazione di tutti gli istituti in gara. Ancora qualche istante e poi andremo a chiamare nella zona della call room le ragazze di prima e seconda superiore. Come vedete stanno terminando i preparativi nella zona della partenza. Ancora qualche istante e poi daremo il via alla prima gara di questa giornata che apre le danze della 90ª edizione della Cinque Mulini qui sui campi di San Vittorio Lona. Ricordo che domani, 90ª edizione del Cinque Mulini, si inizierà alle ore 9 con le gare master, ma il clou della giornata sarà alle ore 13.30 con la 52ª edizione della Cinque Mulini al femminile e alle ore 14.15, quindi siete tutti invitati domani nel primo pomeriggio, ore 2:15, alla 90ª edizione della Cinque Mulini. Si prospettano due gare veramente fantastiche e soprattutto se il tempo tiene come oggi sarà anche una giornata di grande divertimento qui sui campi di San Vittorio Lona. Ricordo 13.30 gara femminile, 14.15 gara maschile.
preparativi nella zona della partenza si sono praticamente conclusi. Chiedo gentilmente alle ragazze di prima e seconda superiore se possono avvicinarsi nella zona della call room, dove è la tenda blu della Caru. Da lì entreranno nella zona della partenza. Quindi sotto la tenda blu Caru c'è l'ingresso alla zona della partenza. Le ragazze di prima e seconda superiore, se gentilmente, possono iniziare ad avvicinarsi per le procedure di partenza. Se possono avvicinarsi alla zona della partenza. Allora, ultima chiamata per le ragazze di prima e seconda superiore, ultima chiamata per le ragazze di prima e seconda superiore, sono le 8:59, siamo in perfetto orario, le ragazze di prima e seconda superiore se possono passare attraverso la call room sotto il tendone blu della Caru, ragazze di prima e seconda superiore, sotto il tendone blu della Caru. Adesso, perfetto, le ragazze di prima e seconda superiore si stanno posizionando in questo momento sotto il gonfiabile della banca di credito cooperativo di Busto Gandolfo Bugugiate, che ricordo essere lo sponsor di queste gare studentesche. Ultimissima chiamata per le ragazze di prima e seconda superiore, la gara sta per partire, stanno ricevendo le indicazioni della responsabile della partenza, direi che tutte le ragazze sono sulla linea della partenza, per cui aspettiamo solamente l'ok del responsabile di partenza e poi possiamo dare il via a questa gara.